Buonasera, buonasera, ben ritrovati in diretta con Ring, come sempre, lunedì e martedì puntuali alle 21.15, abbiamo molti temi da approfondire questa sera e molti ospiti che si alterneranno al nostro tavolo in collegamento, insomma tra poco ve li presenteremo un po' tutti. Cominceremo con un collegamento straordinario dal Congo, mi dice adesso Tony, notizia di servizio, lo Skype 3, il sindaco di Arzergrande ha difficoltà a collegarsi, insomma se poi lo sentite, ma adesso vi ho già anticipato un ospite. Abbiamo molti temi, dicevo, anche perché se ieri sera speravamo in qualche maniera, davvero incrociando le dita, e forse ancora ci speriamo, insomma, che qualcosa possa cambiare davvero nelle prossime due settimane, in meglio, anche sul fronte dell'arrivo di un maggiore quantitativo di vaccini. Oggi come un macigno l'intervento del governatore Luca Zaia, anche se dopo lo ascolteremo, vedremo un paio di ricostruzioni almeno, perché anche sul fronte nazionale, anche il governatore dell'Emilia Romagna dice che bisognerebbe arrivare alla riapertura dei ristoranti la sera, addirittura la sua dichiarazione condivisa dal Matteo Salvini di cui ieri sera parlavamo, perché è per la riapertura delle palestre, delle piscine, un po' di tutto, di questo dobbiamo parlare. Intanto il CTS ha detto anche che era al confronto con il premier Mario Draghi, poco è cambiato, cioè le indicazioni restano quelle, perché la variante, e soprattutto sapete quella inglese, fa davvero paura. Insomma, quindi aumentano i contagi, tornano a livelli d'allarme, aumentano le terapie intensive e tra l'altro con una certa rapidità, e quindi questo è il problema, davvero ormai non ci capiamo più nulla. Intanto, prima del collegamento straordinario, poi vi presenterò gli ospiti, Tony, lanciamo subito il sondaggio, ti chiederei, in modo da capire anche da chi ci segue da casa, variante inglese, arriva secondo voi questa terza ondata o no? Anche perché una delle cose che speravamo forse è che questa seconda o terza completa, che l'effetto della variante inglese sul nostro territorio si fosse già vissuto tra novembre e dicembre, e purtroppo invece sembrerebbe non essere così. La percentuale di presenza di variante inglese, lo ricordiamo ancora, in Veneto è tra il 17 e il 18% allo stato attuale, ma vedremo cosa succede. Prima di presentarvi gli ospiti voglio salutare, collegata dal Congo, Cecilia Zoppelletto Mpinga. Cecilia, ben trovata e grazie per essere con noi. Vive padovana, vive tra il Congo e l'Inghilterra, e Cecilia conosce molto bene l'ambasciatore Luca Attanasio, giusto Cecilia? Sì, buonasera. Lo conoscevo bene, come tutti gli italiani che si sono sempre sentiti molto a contatto con lui, un ambasciatore molto presente e molto attivo sia dal punto di vista culturale che istituzionale e poi sociale con tutti noi. Un grande ambasciatore. Ecco, Cecilia Zoppelletto, infatti questo è un po' il racconto, e voglio ovviamente ricordare anche Vittorio Iacovacci, abbiamo fatto più di qualche servizio in queste 48 ore anche perché era a distanza a Gorizia, avete visto anche negli telegiornali del Veneto l'affetto e l'abbraccio di quella città, e così come il loro autista, tre vittime di questa sparatoria. Dell'ambasciatore Attanasio, insomma, si è parlato di una grandissima umanità, tante persone, non solo lì ovviamente, ma anche dall'Italia, che lo conoscono, lo conoscevano, proprio perché aveva come primo obiettivo, Cecilia mi correggerà, proprio quello di aiutare le comunità, di aiutare quei bimbi, è vero? Assolutamente, un grande obiettivo per lui e per sua moglie Zaki, di veramente cambiare. Infatti il loro slogan era "Ridisegniamo il mondo", ed era proprio quello di stare accanto alle comunità. Il mio autista, ieri abbiamo passato tutta la giornata, tutta la comunità ha passato la giornata alla residenza dell'ambasciatore, e anche questa mattina, per stare accanto a Zaki che sta passando questo incubo. E il mio autista mi ha raccontato che fuori i ragazzi di strada, che di solito non è che la gente piaccia molto avvicinarsi a loro, erano disperati e tutti dicevano "Luca, Luca, Luca non c'è più". Quindi
un rapporto molto vicino alle persone che hanno dei grossi problemi, che sono nelle parti più povere anche di questa città. E tra l'altro appunto era impegnato in un intervento ufficiale e di aiuto, quindi di umanità, no? Un intervento umanitario proprio nella giornata in cui c'è stato questo attentato, quindi forse un tragitto che molti conoscevano. Io non so se sul fronte delle indagini, se si possono definire così, intanto ricordo che le salme di Attanasio e Iacovacci arriveranno questa sera alle 23 a Ciampino. Voi sapete qualcosa di più? Non so, Cecilia. Vorrei commentare ogni commento su questa situazione dal punto di vista, dato che le indagini sono in corso e sicuramente sia il nostro governo che il governo congolese stanno facendo il loro meglio per riuscire a trovare chi sono stati gli assassini. E quindi crediamo molto nella giustizia, anche se in questo momento è molto difficile. Luca era una persona splendida e purtroppo le cose che mi ricordo, ad esempio abbiamo parlato recentemente delle vacanze post vaccini, post Covid nel 2022, perché lui tra l'altro era molto affezionato all'altopiano di Asiago e quindi abbiamo parlato, porterò le bambine a sciare, sono cose che rimangono nel cuore, perché era una persona che parlava, insomma, sua eccellenza l'ambasciatore, perché Luca Attanasio, adesso tutti lo conoscono Luca, ma sua eccellenza l'ambasciatore è una persona molto importante, che però era molto molto approcciabile. Sì, perché quello che si legge di lui è che chiedeva proprio che gli si desse del tu, insomma, fosse molto confidenziale il rapporto con lui, benché appunto rappresenti lo Stato italiano in un territorio difficile. Ecco, questo è uno dei nodi, e Cecilia, ho capito molto bene che lei non vuole entrare ovviamente in quelle che possono essere le ricostruzioni, però anche lei vive lì, almeno se in parte, il resto del tempo in Inghilterra. Cioè, è un territorio difficile? Beh, l'est è una zona di conflitto da ormai tanti anni, dove purtroppo gli incidenti sono continui e dove c'è uno sforzo da parte di tante realtà di poter portare la pace. È una situazione che purtroppo speriamo che ci porti a risolvere questa situazione. Io le posso dire che a Kinshasa ci sentiamo molto sicuri, e è una zona di conflitto, Goma e l'est. Certo. Senta, ci racconta di qualche attività che non so se stava seguendo, insomma, più che altro la sua è un'amicizia, immagino, appunto con la famiglia e con l'ambasciatore Attanasio. Di qualche attività che stava svolgendo in particolar modo l'ambasciatore proprio in aiuto delle popolazioni? Ma guardi, a parte delle popolazioni, il lavoro che ha fatto anche tantissimo con le poverelle di Bergamo che si sono precipitate anche loro ieri in ambasciata, mi raccontavano le cose che hanno fatto, proprio è stata la loro volontà, la volontà di Zacchi e di Luca, ad esempio di salvare una ragazza che ormai si pensava fosse spacciata, hanno fatto di tutto per riuscire a trovare un ospedale dove potessero salvarla. Queste sono cose che vanno al di là di quello che ogni persona in una carica istituzionale può fare, l'hanno veramente fatto con il cuore. E poi dal punto di vista anche istituzionale, la parte rafforzare le relazioni anche per i nostri giovani imprenditori che vengono in Congo per trovare una fortuna, fare del lavoro anche di commercio, quindi presente su tutti i fronti. A lei come piacerebbe, arrivati purtroppo a questo dramma, che fosse ricordato l'amico Luca Attanasio? Il grande, grande uomo e grande esempio che ha dato a tutti noi, e ci sentiamo fortunati di aver speso anche un minuto con lui.
Cecilia, io non voglio insistere, so che eravamo d'accordo per poche domande, anche perché è un momento di grande emozione. E so che ovviamente lo ha detto anche poco fa, ha passato l'intera giornata di ieri e quella di oggi in larga parte a fianco a Zacchi e alle tre figlie, giusto? Ho capito bene, quindi alla moglie di Attanasio. Volevo dirle che oggi non era solo la comunità italiana, neanche ieri alla residenza si è presentato tutto il corpo diplomatico, la comunità indiana, la comunità marocchina, la comunità libanese, tutti, devo dire, erano lì. Lei, solo se vuole rispondere, ha l'impressione che potesse essere un attacco nei confronti dell'Italia? Non voglio neanche pensare a una cosa simile. Beh, grazie. L'amore che ha trasmesso Luca e l'amore che la gente ha per l'Italia, anche grazie a Luca, non si può pensare a una cosa simile. È stata chiarissima. Cecilia, non voglio forzarla e grazie davvero per la forza. Un grande abbraccio da parte di tutti noi. Cecilia Zoppelletto Mpinga, in diretta dal Congo. Grazie. Grazie. Bene, allora, così era doveroso incominciare anche noi. Tra l'altro voglio ringraziare la collega Daniela Sizia per aver reso possibile questo collegamento con il Congo e appunto Cecilia Padovana, che lì vive in parte, avete sentito, dell'anno in corso, il resto in Inghilterra. Da Padovana ci ha raccontato l'amicizia con l'ambasciatore ucciso insieme al carabiniere Iacovacci e al loro autista. Vi presento gli ospiti, cominciamo con gli altri temi. Saluto e ringrazio Rachele Scarpa, Partito Democratico. Buonasera. Buonasera. Paolino Barbiero della CGIL, ben trovato Paolino. Buonasera. Allora, fammi vedere, giro collegamenti, come dicono quelli bravi al 90° minuto. Ciao Marco Bonet al centro, Corriere del Veneto. Saluto e ringrazio il sindaco di Arzergrande, Filippo Lazzarin, Lega, ben trovato. Tommaso Razzolini, consigliere regionale Fratelli d'Italia, ben trovati a tutti. Tra un'ora circa avremo anche un collegamento con Cortina, facciamo un bilancio di quello che è stato appunto il successo, perché di questo si tratta comunque dei mondiali, questo tra un'ora. Ripartiamo anche per vedere un po' tutti i temi, entrare nelle polemiche se ce ne sono. Cosa ha detto oggi il governatore Luca Zaia in conferenza stampa? Vediamo. Dal 1 gennaio al 22 febbraio c'è stato calo, oggi c'è un più 56. Io lo guarderei con attenzione questo dato, che ci preoccupa, è il primo giorno di risalita. Questo è un segnale che non ci saremmo assolutamente aspettati, perché già da subito c'è un numero maggiore di pazienti in terapia intensiva, c'è un numero di nuovi ingressi superiori di dimissioni e sono ingressi da malattia recente. Dagli ospedali ci sentiamo dire che arrivano pazienti direttamente da casa abbastanza impegnativi. Il virus torna a far paura. Dopo quasi due mesi di calo, oggi tornano a salire i ricoveri in area non critica e in terapia intensiva. Pazienti che in alcuni casi giungono in ospedale in condizioni preoccupanti. 46 persone in 24 ore sono tante. È un primo campanello d'allarme per il direttore generale Flor. Non vi nascondo, insomma, che la preoccupazione va su sia gli assembramenti, ma va anche su una maggior confidenza che abbiamo preso nelle attività quotidiane. Domenica non ho visto proprio rigorose misure di contenimento adottate in qualche centro urbano. Io l'ho visti con i miei occhi, giovani senza mascherina, assembrati in centro città a Padova. Disastro. Questi portano a casa la malattia e ammalano i loro parenti a casa. Nelle prossime ore ci saranno degli incontri tra i presidenti di regione e poi tra i governatori e i ministri Gelmini e Speranza. E si capisce sempre di più da tutti gli studi che il ruolo fondamentale ce l'abbiamo noi cittadini nella protezione. Questo io spero sia quello che entra poi nel DPCM come filosofia, perché capite che se il Covid
l'unica misura che abbiamo per il Covid per fronteggiarlo sia quella di chiudere tutto, non sai che ne sarà un premio Nobel. È un on-off, ma noi non ce lo possiamo permettere. Una delicata convivenza con il virus che rende quanto mai necessaria una maggiore responsabilità da parte dei cittadini in un'ottica di future riaperture. E dal presidente ANCI Veneto Mario Conte la richiesta per i ristoranti di poter riaprire ai clienti anche a cena. Se si possono aprire a mezzogiorno per la proprietà transitiva, è vero che si possono aprire anche la sera, con la prenotazione, rispettando le linee guida. Non deve passare il principio secondo il quale se apro vuol dire che è finita. Allora, e poi la notizia con la quale abbiamo aperto il telegiornale di Treviso questa sera: un'intera scuola primaria che ospita 10 classi è stata posta in quarantena dal servizio di igiene e sanità pubblica dell'azienda sanitaria LULS 2, 16 casi di positività fra gli alunni e uno fra i docenti, Farra di Soligo a Treviso, e quindi appunto questa, come detto, intera scuola in quarantena. Allora, rapido giro di opinione per tutti, l'incubo non è finito. Marco, io vorrei capire, partendo da te, perché Bonaccini, l'ho ripetuto poco fa, dice è ragionevole riaprire i ristoranti a cena dove si può. Lo dice anche Zaia oggi, stimolato dalle vostre domande durante la conferenza stampa. Parliamo di nuovi contagi in aumento, cioè con numeri che tornano a essere allarmati, intanto perché si inverte il segno, ecco, per essere chiari, però cominciano a essere cospicui, e se questo trend si mantiene o va in salita è preoccupante. Marco, che idea ti sei fatto? Uscita sui ristoranti io non l'ho capita tanto bene, nel senso che, come avete riportato correttamente nella sintesi del servizio, cioè noi abbiamo avuto una conferenza stampa oggi a Marghera totalmente incentrata sul nuovo allarme, no? Cioè dobbiamo tornare tutti a preoccuparci perché crescono i contagi, di nuovo sopra quota 1000 al giorno, crescono i ricoveri in area non critica, crescono i ricoveri in area in terapia intensiva, e Flor, il direttore della sanità, ci ha anche detto che dagli ospedali il feedback che arriva è quello di casi più gravi dei mesi scorsi, cioè pazienti che arrivano in condizioni molto più critiche e che quasi subito hanno bisogno di cure intensive. Questo è uno scenario che mi sembra purtroppo in linea con quello che sta accadendo nel resto del nord Italia, nel senso che è notizia, insomma, di questi giorni che la Liguria ha fatto la zona rossa, a Sanremo a Ventimiglia, al confine con la Francia. In Lombardia, proprio al confine con il Veneto, Bergamo, ma soprattutto Brescia, esatto, ci sono comuni, tra cui la stessa Brescia, in zona cosiddetta arancione dura, strong, rafforzata. Notizia di poco fa, anche l'Emilia Romagna ha adottato questa misura per alcuni comuni. Sostanzialmente siamo circondate, e allora al termine di un ragionamento di questo tipo non ho capito francamente come si possa arrivare a ipotizzare anche solo la riapertura dei ristoranti la sera, che è quello che insomma non si è fatto finora. Cioè, vabbè, c'è la mascherina, l'igienizzazione, ma mi sembra un messaggio in controtendenza. L'impressione che ho avuto io, e chiudo, è che purtroppo questa è la difficoltà a cui va sempre incontro il presidente Zaia, cioè quella di tenere insieme un approccio rigorista che gli appartiene, che gli è proprio, che abbiamo imparato a conoscere in questi mesi, con invece un approccio un po', diciamo così, ondivago del suo leader di partito, Salvini, che ondeggia tra rigorismo e aperturismo. Adesso è nella fase dell'aperturismo, e siccome è lui ad aver detto, no, in polemica col ministro Speranza, bisogna riaprire, ripartire, allora bisogna tenere insieme le due cose, il che però è impossibile. È impossibile. Rachele Scarpa? Concordo con questa analisi, aggiungendo il fatto che Zaia ha il problema che deve fare contenti tutti, evidentemente, con un solo dato però reale di mezzo, che tutti i paesi che sono riusciti veramente a superare definitivamente la crisi del Covid sono i paesi che sono stati in grado di applicare misure di lockdown severe per un periodo abbastanza prolungato da arrivare effettivamente ai contagi zero. Se noi ogni volta che abbiamo un miglioramento riapriamo tutto, è un cane che si morde la coda. Continueremo con queste ondate continue di rialzo e riabbassamento dei contagi, che in realtà saranno forse un danno più grande per l'economia che, e anche per la salute mentale delle persone, perché a un certo punto vogliamo tutti che questo periodo finisca e basta.
porterà più danni, porterà probabilmente più danni che non. Quindi, anche perché l'ha detto molto bene il professor Andrea Crisanti, soprattutto adesso che inizia la fase delle vaccinazioni, se noi facciamo l'errore di non applicare misure restrittive ulteriori mentre vacciniamo e quindi continuiamo a far propagare il virus durante le vaccinazioni, rischiamo che i contagi crescano troppo rispetto alle tempistiche del vaccino, che richiede spesso un secondo richiamo. E quindi rischiamo di rendere vani tutti gli sforzi di un'intera campagna di vaccinazione. Quindi secondo me questo sarebbe proprio il momento per tenere saldo e dare un'altra stretta e provare ad abbassare drasticamente il numero dei contagi. A me sembra che Zaia voglia semplicemente dare un po' il contentino a tutte le categorie a cui ha bisogno di dare il contentino, ma non credo che questo atteggiamento sul lungo termine sarà produttivo. Italia con l'accordo... Cosa scrivono? Con l'accordo con Russia, non so cosa vuol dire, a meno che non faccia riferimento allo Sputnik che già ha citato ieri sera, che invece è arrivato a San Marino, non hanno scelto quel vaccino lì. Brescia dalle 18 in zona arancione rafforzata, scuole chiuse per Bertolaso e la terza ondata. Allora, voglio sentire il sindaco di Arzergrande, perché l'analisi di Bonet era interessante con un paio di spunti, cioè è così, è un po' combattuto anche Zaia nel dire, cioè, lui direbbe meglio stare tutti attenti perché qua ragazzi arriva la terza ondata, bisogna tenersi fermi. E lei che è un amministratore, che ne pensa? Poi Paolino Barbiero e Razzolini. Sono un amministratore e sono un dirigente di centri commerciali. Ecco, tra l'altro voi vi siete proposti per essere, no, i 1500, quanti sono mi pare, centri commerciali d'Italia, si sono proposti tutti per essere centri vaccinali, no, anche? Sì, sì, in molti, perché abbiamo luoghi di vaccinazione, la disponibilità. Abbiamo i servizi che sono necessari, quindi sì, ci siamo resi disponibili compatibilmente, insomma, con le aree non commercializzate dei centri commerciali. No, dico che assolutamente non è un aperturismo o un momento di chiusura, perché gli stessi posti, gli stessi tavoli, le stesse persone che vanno a mangiare a pranzo non è vero. Possono andare a mangiare la sera. Non è vero. E ritengo che se noi veneti italiani riceviamo delle regole e le applichiamo, gestori sto parlando, no il cittadino che deve sottostare insomma alle indicazioni che vengono impartite, come gestori io ricevo delle indicazioni, non devono entrare più di 1200 persone in un centro commerciale contemporaneamente e sono attrezzato per poterlo fare perché ho i vigilanti agli ingressi che bloccano il flusso delle persone in entrata, devo avere la possibilità di tenere aperto anche il sabato e la domenica, consentendo ai centri storici, che sono l'unica valvola di sfogo rimasta, a riempirsi e a dimostrare, come ha detto giustamente prima nell'intervista che abbiamo riascoltato, ad avere situazioni... Cioè lei dice con le regole si può fare tutto? Assolutamente sì. Tutto. Vanno rispettati, vanno sanzionati chi non li rispetta. Cioè, non era d'accordo con lei, per esempio, sui ristoranti, Paolino Barbiero, ma ci arrivo subito. Ma il tema è, cosa intende, anche palestre, piscine da riaprire, come dice Salvini, o no? Io ritengo che prima dei ristori ci devono dare la possibilità di lavorare. Per fare questo servono delle regole, è chiaro? È chiaro. Dateci le regole, noi le applichiamo, le rispettiamo. Sì, però è un bel po' che siamo chiusi o che sono chiuse quelle attività, diciamo, quindi... Appunto, proprio perché sono da troppo tempo chiuse e forse i ristori non servono neanche più, perché qui si sta parlando di danni ormai, danni irreparabili, dateci le possibilità. Perché per Paolino Barbiero non regge questa cosa del se sono aperti a pranzo, apriamo anche la sera, che serve anche in qualche maniera per dilatare la clientela, come si dice per... Cioè, non regge in generale tutto questo strabismo politico che c'è tra regioni e centro? Cioè, da una parte... chiedono al governo di essere più precisi. Nel momento in cui il governo diventa più preciso non va bene e quindi alzano il tiro per soddisfare le spinte che arrivano, che sono comprensibili, perché anche noi vorremmo che si aprissero i ristoranti così la gente lavora e non sta in cassa integrazione e prende il 100% del salario, perché sembra quasi che se non si apre il ristorante ci rimetta il ristoratore. Ci sono anche i lavoratori, quindi è comprensibile che c'è una catena dove tutti stanno peggio. Sui ristoranti io faccio solo questa riflessione: siccome il titolo che dite sì mascherine no assembramenti, io a mezzogiorno girando ci vado per i ristoranti, intanto hanno già ridotto la capienza e a mezzogiorno non trovo mai i ristoranti pieni.
se vai alla sera la gente coglie l'occasione per andare, stai sicuro che sono pieni, quindi tu metti più gente in una condizione, cioè, in realtà raddoppi il rischio, questo dice, certo, lei questo, lo raddoppi, perché poi quelli che vanno alla sera non sono quelli che vanno a mezzogiorno vanno tendenzialmente quelli che ci lavorano e qualche famiglia, ok? Alla sera siamo portati ad andarci tutti, tra l'altro in una situazione in cui non vediamo l'ora di provare ad andare alla sera in ristorante e stare assieme. Allora, io penso che siccome appunto i numeri, basta aspettare 3-4 giorni per capire se è una fiammata quella di oggi oppure frutto del libero tutti che c'è stato dopo le zone arancioni e rosse durante le festività. Senza contare che anche la questione della neve e dello sci è stata discussa e che abbiamo visto che pur con le restrizioni c'erano parcheggi pieni di macchine, gente una attaccata all'altra. Se pensiamo anche agli assembramenti, io sono stato a Treviso all'una del pomeriggio, c'era pochissima gente, sono uscito a casa di un amico alle 6, era stracolmo il Corso del Popolo e pieno di giovani che tra l'altro stavano molto attaccati, e tra uno che fumava, l'altro che beveva, quindi beveva, poteva stare senza maschera. Alla fine, sì. E non è che fossero distanti un metro o due tra di loro. Perché vicini. Così? Perché i giovani non li puoi mettere in castigo. Niente, Razzolini, così dice Barbiero, lei che pensa? Non ha tutti i torti, nel senso che se dalle 6 i locali si chiudono, la gente un altro posto lo trova. È un posto che andrebbe bene, perché assolutamente no, è la risposta. Perché ovviamente dopo le 6 non è che puoi stare in piazza a fare comarò. Ma il problema è proprio questo, perché se noi andiamo a limitare gli spazi di come si può dire, di non aggregazione, ma di scambiarsi un po' le chiacchiere, di bere qualcosa insieme, no? Allora alle 6 chiudiamo, dopo la gente fa il fai da te, quindi si arrangia autonomamente a trovare la soluzione. Se invece noi riusciamo a garantire un'apertura maggiore, quindi aumentiamo gli spazi di apertura nei locali privati e rendiamo responsabili sempre più chi gestisce questi locali, evitiamo che la gente faccia del fai da te e quindi che si trovi poi in case private, nelle piazze, e evitiamo un'aggregazione che porta sì poi un contagio da Covid, e facciamo lavorare i locali cercando di garantire il più possibile la sicurezza. Perché è vero che a pranzo ci sono delle persone che vanno a mangiare fuori, che tendenzialmente magari sono i rappresentanti o chi lo fa per lavoro, e alla sera è un'altra fascia. Però più limitiamo questi spazi di ritrovarsi tra amici, tra parenti, eccetera, quel poco poi che ne esce di possibilità a ritrovarsi perché la legge lo consente, si scatena l'universo mondo. E allora su questo bisogna stare attenti. Secondo me è meglio dare più spazio a tutti quanti, però facendo rispettare le regole e mettendo tutti i puntini su lei, questo assolutamente sì. Però il termine a contentino a me non piace proprio, perché non è che Zaia deve dare un contentino. Qui ci sono locali, categorie penalizzate da un anno, che a volte non hanno avuto neanche i ristori, qualcuno li ha avuti, qualcuno non li ha avuti, eccetera. Cioè, qua c'è gente veramente che sta morendo di fame, questo è il problema. Non è un discorso di contentino, è un discorso di dignità, di poter lavorare, è un'altra cosa. Poi tra l'altro viviamo, diciamo, l'anniversario anche della chiusura dei teatri per molte cose, no? le proteste di queste ore. Caro Presidente, scusa Simo, non ho visto, e grazie anche per i tanti sms, le telefonate, il sondaggio, ora lo ricordiamo, caro Presidente Zaia, non ascoltare le critiche inutili, vai avanti così. E allora vi ricordo il sondaggio, poi andiamo in pubblicità e così siamo liberi per il resto della serata. Variante inglese, arriva la terza ondata, a questo punto voi che cosa avete capito di quello che sta accadendo? Ricordo che ieri sera ha colpito il 70% di chi ha risposto al sondaggio, migliaia e migliaia di telefonate, anche ieri più di 3.000, ha detto che sarebbe per riaprire tutto. Insomma, siamo in queste condizioni. Davvero non so se a questo punto almeno le piscine, cioè ragiono, se non riapriamo i ristoranti di sera, forse le piscine a questo punto si possono aprire, oppure c'è ancora l'idea che ci si contagia in acqua? Non lo so, perché veramente forse siamo rimasti un po' a certe idee della prima ondata, dei primi tempi, che magari sono anche superate. Pochi istanti, ci fermiamo a pubblicità, poi ripartiamo da qui.
Qualcuno mi ha chiesto, ma allora lei è stato torchiato? Sì, sì, sono stato torchiato, ma non ho niente da nascondere. Tutto quello che sapevo gliel'ho detto, tutto quello che avevo l'ho dato. Il direttore generale della Sanità Veneta, Luciano Flor, con una battuta racconta il confronto avuto con i carabinieri del NAS che stanno indagando sulle forniture di vaccini. Ed è proprio Flor a spiegare come la regione stia facendo verifiche per avere tutti i dati necessari per poter chiedere l'autorizzazione all'acquisto e all'importazione ad AIFA e al commissario. Se domani troviamo un vaccino da comprare, spiega Flor, non lo possiamo fare senza autorizzazioni. Ed è lo stesso direttore generale a ricostruire la vicenda. Strutture, società che ci hanno offerto il vaccino, ci ha detto chiaro e tondo che si tratta di vaccino Pfizer. L'ipotesi che ci hanno comunicato e scritto è che il vaccino si trova in una sede, in uno stabilimento dell'industria produttrice. Parlavano di Germania. Agli 8 interlocutori che hanno contattato il Veneto proponendo vaccini, la regione ha scritto chiedendo ulteriori informazioni. 2 di questi hanno risposto. E sono una società inglese e una società italiana. Abbiamo chiesto se ci danno il numero di lotto. Una società non ha risposto ancora, una società ci ha detto che in questo momento non è in grado di garantire la fornitura. Ma Flor va oltre spiegando il perché sia importante ottenere il numero del lotto come garanzia dell'interlocutore che sia davanti. Il numero di lotto non lo fornisce nessun intermediario, lo fornisce il produttore del vaccino. Chiarimenti sono arrivati anche su come sia avvenuto il contatto tra la regione e uno dei presunti intermediari. Un fornitore che in primavera ci ha fornito mascherine FP3, ci ha fatto sapere di essere in grado di fornirci vaccini. Si è rivolto alla persona a cui lei fa riferimento, che ha una società o che è in grado e che ci ha fatto una proposta. Noi non anticipiamo soldi perché non si può fare, specifica ancora Flor, chiudendo il quadro. Intanto per la campagna vaccinale dal commissario Arcuri arrivano rassicurazioni. Che a marzo c'è una previsione di 8 milioni di dosi per l'Italia. Capite che per noi significherebbe avere quanti? 600.000 dosi. Moderna non ha ancora calendarizzato le forniture. È stato assicurato che al Veneto ne arriveranno 67.000 dosi, 230.000 AstraZeneca e 320.000 Pfizer. È uscita anche la nuova scheda tecnica di Astra che porta a 65 anni la possibilità di utilizzo, quindi ora possiamo fare anche una programmazione. Allora, l'incubo non è finito, ormai ci sembra davvero chiaro. Oggi si è parlato molto di vaccini. Io, Marco, chiedo a Marco Bonet, dobbiamo pensare che a questo punto quella strada non è praticabile? Cioè non ce li compriamo più questi vaccini, giusto? Sì, mi pare che questo sia il punto di caduta finale di una vicenda che si trascina ormai da 3 settimane. E che finalmente mi pare sia stata chiarita, una vicenda con molta ambiguità da molte parti, però di fatto insomma il punto finale è questo, cioè Arcuri non dà nessuna autorizzazione se non vede nero su bianco le matrici dei lotti, i numeri dei lotti oggetto della contrattazione. Siccome questi numeri non sono stati dati alla regione, e ovviamente la contrattazione non va avanti e quindi no, questi vaccini non arrivano oggi. Flor l'ha detto chiaramente. In un caso uno dei due intermediari, quello londinese, proprio non ha manco risposto alla lettera mandata dalla regione, e questo mi pare che sia indice della serietà dell'interlocutore. Nell'altro caso invece, cioè la lettera, Marco, è quella in cui si chiedeva diteci però quali nomi, quali numeri dei lotti, no? Per capire se parliamo di qualcosa di vero. Sì, no? Esattamente, cioè nel senso che per identificare questi vaccini è necessario avere il numero del lotto. Il numero del lotto permette di risalire tramite la casa farmaceutica all'esistenza o meno dei vaccini. Cioè, perché sembra incredibile, da una roba da film, ma nella prima ondata ci sono stati casi di regioni che hanno acquistato, per esempio, mascherine pagate in anticipo e poi sono arrivati i pacchi ed erano vuoti, cioè cose tipo Tototruffa. Quindi, giustamente, secondo me, adesso la struttura commissariale si vuole cautelare e dice ok,
c'è questa trattativa, c'è questa possibilità, diteci i numeri dei lotti. La regione correttamente ha chiesto i numeri dei lotti e dicevo, un intermediario basato in Gran Bretagna non ha manco risposto. L'intermediario italiano, se vogliamo, perfino più paradossale, perché ha risposto alla regione, ma io vi posso dare i numeri dei lotti solo se voi mi mostrate l'autorizzazione di AIFA e di Arcuri all'acquisto. E la regione gli ha detto, ma loro non ci danno l'autorizzazione se tu non ci dai il numero di lotti. Cioè, prima un uovo o una gallina. Cioè, una cosa allucinante che dà l'idea di che cosa si muova attorno a questi vaccini. Io credo e chiudo che la regione avesse comunque il dovere di verificare la bontà di questa cosa, stante la fame di sieri che c'è e l'esigenza di procedere a ritmi più spediti alla campagna vaccinale. Non è andata, credo altrettanto che i NAS farebbero bene a questo punto, insieme alla Procura, a verificare chi sono questi personaggi che si muovono, diciamo così, nel libero mercato dei vaccini. Ho visto molti sms, uno di questi citava il fatto, ricorderete molto bene, il tema delle primule. Insomma, se c'è una cosa che mi è sembrata chiara anche nel discorso alle Camere da parte di Mario Draghi è che, eccolo qua, grazie Simone Merlo, invece di sprecare soldi per le primule che non servono a nulla, comprare vaccini. Ma le primule non si faranno, insomma, questo è abbastanza evidente. Draghi ha detto sfruttiamo tutti i luoghi pubblici e privati, le aziende poi hanno seguito questo appello, lo aveva già fatto il presidente di Confindustria del Veneto ben prima del presidente di Confindustria Nazionale, quindi Carraro prima di Bonomi, ma non vedremo credo davvero le primule. Non è che quei soldi li impieghiamo adesso per comprare i vaccini, purtroppo i vaccini non arrivano, non ci sono in questo momento, almeno quello che ci viene raccontato. Che pensa di tutta questa vicenda? Ma di quest'ultima vicenda dei 27 milioni di dosi io, insomma, sono allibita dalla leggerezza con cui il presidente Zaia ha propagandato questa cosa come certa e come assicurata, quando in realtà non aveva niente in mano. Cioè, mi sento anche un po' presa in giro come cittadina, insomma. Poi io penso che ci sia stato di base un problema quasi etico dietro a questa vicenda, nel senso che dire se non li compriamo noi li compra sicuramente qualcun altro, senza riuscire a chiarire in nessun modo chi fossero questi intermediari e come questi intermediari avessero accesso a dei vaccini che in teoria le case farmaceutiche possono vendere solo agli stati, ecco, vuol dire che sei veramente disposto a tutto pur di poter dire questa cosa in conferenza stampa, perché poi alla fine non la stai facendo nella realtà. Se prendi dei vaccini che le case farmaceutiche possono vendere solo agli stati attraverso degli intermediari, vuol dire che quegli intermediari li hanno comprati agli però, stati, secondo me, togliendoli dai cittadini. La questione etica è anche un'altra, cioè Zaia dice ma scusate, se mi hanno proposto questa cosa, perché io da governatore di questa regione non devo percorrere a questa strada o tentare di farlo? Perché se poi un domani scopro che c'è questa possibilità e non l'ho fatto... questo lui dice, certo, no? Ma poi, è sempre la logica del vince il più furbo. Se ogni volta su qualsiasi cosa noi applichiamo la regola del vince il più furbo, arriverà un giorno in cui i più furbi non siamo noi, e allora sarà un problema e ce ne accorgeremo solo a quel momento. Per quanto mi riguarda, soprattutto per questioni che riguardano la salute, che è un bene comune, e non è che mi dispiace dirlo perché siamo un popolo molto affezionato alle sue radici, ma un veneto non ha più diritto a un vaccino di una persona che vive da qualsiasi altra parte, perché siamo tutti persone, tutti cittadini del mondo, diciamo. Le cose vanno fatte secondo le regole e con una logica un po' più alta del chi arriva prima o meglio alloggia, perché altrimenti un giorno noi non saremo i primi e rimpiangeremo questa scelta. C'è addirittura uno studio di un ufficio legale che ha stimato come il rischio di ogni ritardo, questo causi in PIL ovviamente un danno enorme e che potrebbe addirittura arrivare a vanificare il recovery plan, insomma è uno scenario disastroso in quel caso ovviamente. Ma Lazzarin, lei cosa dice? Che non sono assolutamente d'accordo. Immaginavo. No, nel senso che... Zaia non è disposto a tutto, ovvero è disposto a tutto nel limite del lecito per i veneti. Questo sì, è disposto a tutto. E quando si dice che vince il più furbo, non è
assolutamente vero nemmeno questo, vince il più bravo. Quindi siccome lui è il più bravo, è quello che se la cava meglio, si è messo in prima linea e l'ha dichiarato, perché insomma è buona fede, l'abbiamo visto, ci mette anche la faccia, ha chiamato anche ad intervenire Flor per chiarire alle decine e decine di domande dei giornalisti, per fare ovviamente cronaca corretta e puntuale. Lui ha avuto una buona idea, ripeto, in buona fede, per anche accelerare, stimolare, promuovere. Se a Roma sono un po' deboli, tranquilli, non riescono a gestire i rapporti, io mi muovo anche in autonomia, tiriamo fuori questa, di nuovo rispolveriamo questa parola, proprio per far fronte alle esigenze dei veneti, e dopo a cascata va benissimo anche gli altri governatori. Poi abbiamo visto che ci sono degli interlocutori più seri, meno seri, persone che ovviamente dicono rispondiamo solo al governo centrale e all'Europa, quindi non ti diamo le risposte di cui hai bisogno, però l'idea c'è stata, ha stimolato, ha fatto parlare e in maniera trasparente. Nessuno voleva fare il furbo, nessuno, perché si è sempre messo al primo posto il bene dei veneti, veneti che hanno votato e hanno voluto Zaia. Quando non saremo più i primi, vorrà dire che non ce l'ha più Zaia. Speriamo. Adesso però mi tira sul ghiaccio, tanto ha detto che, cioè, dopo Zaia c'è comunque un leghista, ha detto Marcato come candidato e non Brugnaro, insomma, quindi per forza, no, dopo dovrà difenderlo, sarà complicato. Lasciamolo governare. No, vabbè, glielo dico. No. Va bene, va bene. Barbiero, che ne dice? Ma io credo, sono andati a vedere le carte, hanno visto che sotto non c'era niente, credo che la discussione vada portata su un altro piano. Non ha vinto più bravo. E l'altro piano... che secondo me va preso in mano subito, è l'organizzazione della vaccinazione. Perché se queste fiale c'erano, sul serio, e magari arrivano fuori per i canali formali e non quelli informali, perché qualcuno voleva speculare e quindi è stata bloccata magari anche una speculazione, bisogna essere pronti per fare le vaccinazioni. E noi sappiamo che le ULS sono pronte, ma per fare le vaccinazioni molto spesso spostano persone che devono svolgere attività ordinarie, tra virgolette, che rischiano di restare indietro. Abbiamo visto tutti che con la pandemia molti reparti sono stati chiusi e messi a servizio del Covid, molte attività tipo i Covid Point e adesso anche la vaccinazione viene svolta da persone che viene spostata dai reparti, specialmente per le professionalità, quelle più delicate, perché un conto è mettere una persona a inserire dati, ok, su un programma e uno schema predefinito, l'altro conto è saper vaccinare, saperlo fare correttamente e tutto quello che ci va dietro. E anche se lo estendi ai medici di medicina generale, io ho l'impressione che se non c'è un'organizzazione che metti in piedi adesso e magari tra un mese già collaudata, rischiamo di avere delle inefficienze, senza dimenticare che bisogna curare anche le malattie croniche, perché abbiamo visto che appunto specialmente tra gli anziani soli, che non hanno la capacità di qualcuno che gli sta dietro, che l'accompagni, vengono lasciati là e vengono chiamati in tempi più ritardati rispetto magari anche ai controlli che devono essere fatti. È risaputo che ci sono una parte di persone che hanno purtroppo perso la vita perché la prevenzione è arrivata troppo tardi, mettiamola così. Allora io credo che in questa fase non bisogna fare la gara tra chi è primo o chi è secondo, ma bisogna fare la gara per fare in modo che tutti diventiamo bravi, al nord come al sud, per vaccinare in tempo reale le persone, anche perché è l'unico modo per riaprire una circolazione che faccia ripartire l'economia. Questo è il punto. Cioè, anche a me piacerebbe andare in ristorante alla sera, per carità di Dio, però se mi dicono che c'è una percentuale in più che possa prendere il vaccino, faccio una riflessione e devo stare attento. Questo è il punto. Vabbè, adesso questo sms, buonasera caro Zaia, a che ora andiamo a cena? Se alle 22 c'è coprifuoco, è evidente che in quel caso immagino il coprifuoco si toglierebbe, cioè nel momento in cui si decide che si possono riaprire i ristoranti. Comunque bisogna cambiarlo, perché anche il coprifuoco ha un senso, no? Perché, perché alle 22 non alle... Se la gente va in giro fino alle 22, lo stesso ragionamento dei ristoranti potrebbe andare in giro anche fino alle 24.
Vi faccio vedere, poi voglio sentire Razzolini su questo, l'altro dato arrivato poco fa appunto dalla regione, cioè quante persone hanno ricevuto il vaccino. Concentriamoci, pur essendo molto importante la prima dose, Tony, vediamo pure la grafica che stiamo inquadrando adesso, pur essendo molto importante che già la prima dose, ma insomma chi ha ricevuto il totale delle due dosi fino ad adesso è un numero di 109.514 persone in Veneto. Razzolini, voi ci credevate a questa cosa dei vaccini? Nel senso che se il vaccino funziona, cioè, no, ci comprati dal Veneto, definiamo così, capofila di altre regioni, tra l'altro. Ma io credo questo, io credo che se arrivano delle proposte, è giusto verificare queste proposte. Perché un domani, supponiamo il fatto che chi ci governa, quindi in questo caso se Zaia e lo staff dell'azienda sanitaria non avesse verificato o ascoltato queste persone, questi proponenti, e un domani si scoprono che questi proponevano una cosa vera, autentica, originale, che poteva portare appunto a casa un risultato propositivo, verrebbe fuori un casino. Quindi di conseguenza tutte le proposte che sono arrivate alla regione è stato giusto valutarle e verificarle. Il problema non sussiste verificare le proposte farlocche, il problema sussiste qualora queste proposte farlocche venissero in qualche modo ascoltate e si ordinassero dei vaccini che alla fine non arrivano, o che arrivano e sono contraffatti o cose di questo tipo, come le mascherine che non sono mai arrivate se non sbaglio in Lazio. Ecco, questo è un problema, però verificare le proposte che arrivano credo che sia doveroso. Insomma, è molto curioso, adesso vi faccio vedere un altro servizio, quello che dice Galli poi oggi, che insieme a Crisanti era uno di quelli che maggiormente vedeva il rischio nelle settimane di qui in avanti. Intanto oggi sono stati sul fronte italiano 303.850 i tamponi, credo che sia uno dei record, ovviamente oltre i 300.000 i tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. In Italia il tasso di positività sui nuovi casi, 13.000, sale al 4, scende al 4,4% rispetto al 5,6% di ieri, tampone positivi. Quindi abbiamo fatto, la percentuale migliora da questo punto di vista, però insomma abbiamo visto le preoccupazioni un po' di tutti. È chiaro, certo, ci sono alcune concentrazioni in alcuni territori. Sul fronte nazionale ancora più 28 terapie intensive occupate, più 140 ricoveri. Questo è un aspetto. E Galli, che era convinto di fare "siete pazzi se riaprite", immagino, i ristoranti di sera, scrivono, vedete, è chiaro che c'è un grandissimo dibattito poi via SMS anche. E Galli, che aveva detto "sono tentato di fare il lockdown del silenzio, quindi non dichiarare più", 24 ore dopo dichiara "avete visto che sono bastati due giorni, avevo ragione io", cioè sta peggiorando un po' tutto. So che insomma insieme a Crisanti è tra coloro che intervengono di più e sono più animatori di opinione, mettiamola in questa maniera. Vi faccio vedere, Tony, invece la Sardella, gli insegnanti, i vaccini, cioè quella preoccupazione per 150, forse quasi 200 insegnanti che si sono sottoposti al vaccino e hanno poi mancato le lezioni perché con un po' di febbre. Vediamo. La tabella di marcia è serrata e così l'ULS 2, verificate le disponibilità di nuovi sieri, inizierà a vaccinare le forze dell'ordine già nella giornata di mercoledì dalle 14 alle 17. Toccherà per primi agli agenti di polizia convocati al palazzetto di Villorba. Venerdì al Cafoncello sarà la volta dei malati di fibrosi cistica. Sabato poi si ritorna a vaccinare il personale della scuola dopo il boom di adesioni del weekend. Campagna che però sarà concentrata in una sola giornata in modo da consentire ai vaccinati di smaltire eventuali effetti collaterali domenica, senza pregiudicare quindi il rientro in classe come è successo in questo primo scorcio di settimana. Da quanto ho potuto accertare, insomma, i fastidi sono andati da mal di testa e dolori muscolari anche a febbre che è arrivata a 38, però penso, ecco, che tutto si risolva in uno o due giorni. Infatti ieri in realtà il numero di docenti assenti è stato più elevato nelle scuole, quindi ciò ha creato dei disagi, anche la difficoltà di trovare i supplenti. Oggi già questo problema si è ridimensionato.
Effetti collaterali previsti, ma forse non in queste dimensioni, in alcune scuole ci sono state assenze importanti. Che quelle scuole dove più il numero di vaccinati hanno avuto un numero più elevato di vaccinati, ci sono stati più assenti. Anche 23 assenti ieri in qualche scuola, 18-23. Sardella però, dopo essersi confrontata con i vertici dell'ULS2, si sente di lanciare un appello a docenti e operatori. Mi sentirei comunque di doverli rassicurare, perché sono effetti normali, ecco, non vorrei magari che questa situazione abbia un po' messo un po' di paura. Invito dunque a vaccinarsi. Dunque, è come dice questo caso, poi insomma ha spaventato un po' nelle ultime ore. E come diceva poi tra l'altro Marco Bonet, inizio di Ring, c'è questo dibattito ancora una volta tra aperturisti e rigoristi, e sembra che una delle vie, poi qui vorrei vedere anche che cosa cambia, che il governo Draghi vuole applicare, quella non più del DPCM ma del decreto e coinvolgere il Parlamento. Allora adesso io voglio sentire un po' anche tutti voi, poi se volete dire qualcosa anche sulle scuole e gli insegnanti, ma Marco, ricomincio da te, cioè qui alla fin fine non rischiamo di allungare i tempi ulteriormente, cioè eccessivamente, perché se coinvolgiamo il Parlamento, non lo so, insomma, è chiaro che ci sono tempi rapidi ai quali dobbiamo dare risposta, e si spera con anticipo rispetto a quanto abbiamo visto in questo anno, no? Su molte decisioni. Beh, quello era esattamente il senso dell'usare i decreti del Presidente del Consiglio, cioè i DPCM danno la facoltà di agire con grande velocità. Io credo che Draghi faccia una scommessa, diciamo così, sulla unità parlamentare, cioè questo governo sostenuto da tutti sostanzialmente, con l'eccezione di Fratelli d'Italia e di qualche scheggia impazzita del Movimento 5 Stelle. Insomma, teoricamente, poi quando i provvedimenti arrivano in Parlamento, dovrebbe mostrare la stessa unità, o almeno questo credo che sia la speranza di Draghi. Se così sarà, io non lo so, perché vedo che nelle dichiarazioni c'è già insomma una certa corsa al distinguo, e come rilevi anche tu, se questa poi si traduce in azione parlamentare, emendamenti, controemendamenti, discussioni nelle commissioni, non ne veniamo più fuori. Lasciami solo dire una cosa rispetto al tema degli insegnanti di AstraZeneca, una piccola curiosità. Qualche giorno fa parlavo con un collega della Bild, il giornale tedesco, e lui mi diceva che in Germania hanno avuto un problema simile con i pompieri, cioè anche lì si è scelto di fare una vaccinazione di massa, sì, è curioso questo, delle forze dell'ordine e dei pompieri in particolare, e proprio a causa delle reazioni collaterali, che ripetiamolo sono perfettamente in linea con la scheda tecnica del vaccino, non c'è nulla di anomalo e tutto rientra negli studi clinici che sono stati fatti, però pure lì, mi diceva lui, hanno avuto questo problema che proprio non c'erano i pompieri che per le emergenze, perché erano tutti a casa malati. Bel problema. Forse anche nel calendario vaccinale bisogna fare un po' attenzione rispetto a questo, ma adesso lo dicevate voi prima, l'USL di Treviso, no? Sta cercando di calendarizzare tutte le vaccinazioni degli insegnanti il sabato, in modo tale che insomma poi nel corso del weekend dovrebbero superare questi piccoli guai. Intanto Agostino Miozzo, che tra l'altro è dell'Alta Padovana, lo ricordo sempre, del CTS, ha detto a fine di questo vertice con il Premier Draghi: abbiamo rappresentato al Presidente del Consiglio i dati e i numeri, noi siamo prudenti ma non abbiamo descritto una situazione da catastrofe imminente. Ha detto Agostino Miozzo, coordinatore del CTS, al termine della riunione: non abbiamo parlato di riaperture, se ne parlerà in un'altra occasione. Cioè, come dire, signori miei, non è all'ordine del giorno, mi sembra questa l'interpretazione che si dà, no? Beh sì, poi anche il fatto che Draghi scommetta sulla discussione in Parlamento, che il Parlamento decida rapidamente, è un cambio di passo che è stato chiesto, però alla fine se non vuoi di PCM devi anche decidere, non è che puoi andare in Parlamento e fare il gioco degli emendamenti, perché sennò alla fine c'è qualcuno che deve assumersi la responsabilità, perché questo è il punto vero. Però io torno a ripetere, noi l'abbiamo visto, nei luoghi di lavoro abbiamo fatto un protocollo sulla sicurezza e stiamo chiedendo a Draghi di rivedere quel protocollo, perché è stato firmato un anno fa, ci sono stati degli assestamenti in corso d'opera, ci sono ancora interventi che si possono e si devono fare per proteggere le persone che devono lavorare, in particolar modo quel tipo di lavoro che poi ci consente di evitare la contaminazione. Però è chiaro che delle scelte devi farle, e il punto vero è che bisogna fare un'azione
concreta sui ristori. Noi abbiamo cominciato a incontrare i comuni proprio oggi e dalla rendicontazione dei ristori fatti nel corso del 2020 emerge che hanno degli avanzi che possono spendere anche nel 2021. Quindi, al di là della discussione iniziale che io ho sentito sui comuni, dove c'era una catastrofe che si rappresentava per chi organizzava i comuni, poi abbiamo visto che tutta la serie di ristori ha consentito ai comuni di bypassare questa situazione. Tanto è vero che nella rendicontazione che devono fare delle spese hanno degli avanzi e li stanno spendendo nel corso del 2021, cosa che il governo ha chiesto, perché prima di fare ulteriori ristori bisogna vedere come sono stati spesi quelli che sono stati fatti e che effetto hanno dato. Poi, da questo punto di vista, c'è anche la partita della cassa integrazione. Sulla cassa integrazione, siccome sono molti flussi per far arrivare le casse integrazioni, ci sono quelle strutturate delle grandi e medie imprese dove la cassa integrazione è arrivata in tempi relativamente brevi, ci sono quelle in deroga dove c'era un passaggio tra Stato e Regione o quelle appunto fatte con i bonus dalle varie categorie dove magari presentavano anche la domanda al fondo sbagliato, l'avevamo detto anche anche alle prime riunioni che abbiamo fatto qua, poi allora, hanno fatto le polemiche e il problema stava a monte, non a valle. Il CTS a Draghi, in realtà, allora avrebbe detto queste cose: da una ricostruzione a Repubblica con l'apertura in questo momento, tenere chiuse palestre e piscine, estrema prudenza sulle riaperture, la variante del virus sarà prevalente a marzo. Questo invece è il titolo che sceglie Repubblica in questo marzo momento. Qui, la settimana prossima, da qui a pochi giorni, preoccupa la riattivazione del meccanismo di trasferimento della terapia intensiva. Salto, signora Scarpa, se non fosse del PD la sposerei. Dichiarazione in diretta, incredibile. Bisogna essere in due per sposarsi. Volevo arrivare proprio a Rachele Scarpa, perché adesso noi abbiamo raccontato che questo potrebbe essere lo scenario di modifica, diciamo, nell'approccio di Mario Draghi, però noi vediamo e sentiamo, diciamo, un silenzio assordante dal Premier, che in parte auspicavamo, insomma, dopo l'esperienza dell'ultimo anno con un diluvio di dichiarazioni un po' da parte di tutti e spesso scontri. Però, insomma, diciamo, da quel punto di vista è apprezzabile, però abbiamo bisogno di una rapidità pazzesca su tutti i fronti. E poi, diciamo, questa intenzione di coinvolgere il Parlamento non so se sia limitato solo alla captatio benevolenze, insomma, dei parlamentari. Prego. Anche secondo me servirebbe rapidità, anche perché abbiamo già visto che, insomma, per quanto sia un governo di tutti, questo, nel senso che fuori sono veramente pochi, che non diventi un governo in cui tutti dicono qualcosa, abbiamo già visto sulla questione delle piste da sci. Salvini non ha aspettato un attimo a lanciarsi in avanti e ad attaccare lo stesso governo in cui la Lega in questo momento ha tre ministri, quindi non sono molto fiduciosa, diciamo, come Draghi, e penso che in questo momento, lo diceva benissimo Barbiero, la rapidità sia importante, servono dei provvedimenti sui ristori, serve stare accanto ai cittadini che in questo momento sono più in difficoltà e hanno più bisogno. Quindi io forse in questo tempo di emergenza, che è vero dura da un anno, ma tant'è, questa è la realtà, sceglierei la via più semplice. Sì, però si chiamano indennizzi o si chiamano ristori, ma non ci sono ancora, ricordo quelli della montagna, tra poco ne parleremo della montagna. Posso fare una considerazione di natura politica? Io penso che tutti quanti dovremmo fare in modo che Draghi e questo Parlamento arrivi alla fine del suo mandato naturale. Per un motivo molto semplice, perché se si mettono d'accordo tutti assieme, poi quando si andrà al voto, chi si troverà a governare avrà qualche problema in meno. Se invece continuano a litigare anche adesso, sommeremo i problemi che non abbiamo risolto fino adesso con i due governi Conti a quelli che creeremo adesso. Allora sì, c'è una responsabilità vera della politica e dei politici, e quindi non è che poi c'è sempre un Mattarella che può venirci a salvare, perché Mattarella, per fare questa operazione, è andato oltre anche a quello che ha fatto Giorgio Napolitano, perché se andiamo a guardare bene ha forzato la Costituzione, no, fino in fondo. Cioè, su questo Razzolini siete gli unici, quasi, a parte già i grillini che poi seguiranno Dibba, anche se Dibba dice di non voler fare il leader di questa componente dei grillini. Il mio saluto va al vice maniero che ha paccato ieri sera clamorosamente 5 minuti prima dell'inizio di Ringa, così ormai l'ho detta. Prego, Razzolini.
Ma ne siamo convintamente in opposizione, ma perché? Perché è stata una scelta coerente. Non si è dimostrato questo un esecutivo di istituzionale, di grandi personaggi istituzionali, come si pensava all'inizio con Draghi, presidente del Consiglio, ma è stata una continuità del Conte, cioè alla fine. Il governo sia sì, qualche aggiunta, perché si è aggiunta Forza Italia, si è aggiunta la Lega, però non è come ci aspettavamo. In più noi siamo sempre stati coerenti nel dire non andremo a governare con i 5 Stelle, non andremo a governare con il PD, e visto che quando prendiamo i voti, li prendiamo e riceviamo un mandato elettorale, è giusto che rispettiamo la parola data ai cittadini. Questo non vuol dire non lavorare e impegnarsi nelle Camere, quindi in Parlamento, per fare proposte. Sì, però Razzolini, lei ha visto molto bene qual è l'atteggiamento di Salvini, e adesso lo chiederemo anche al sindaco di Azzergrande, Filippo Lazzarini. Però insomma, è quello di lotta di governo, dai, quello che ha fatto un po' sempre, quello che, anche essendo ministro, ricorderete il Conte 1, insomma, e se allora la prendeva. Era meglio avere un governo di centrodestra, e allora era meglio che tutti quanti tenessero una posizione unita. Che si tornasse a votare. Ma non si poteva andare a votare, no? Se il capo dello Stato. Ma forse andava bene così. Forse andava bene così? Ma noi abbiamo appunto ribadito più volte che allora, l'Italia non sarebbe stato comunque l'unico paese ad andare a votare quest'anno, ci sono tanti altri paesi, e non vedo perché negare alla nostra nazione un Parlamento solido, perché comunque la maggioranza che sarebbe uscita dalle urne era solida, con un governo di centrodestra, perché come diceva prima Scarpa, sulla prima questione appunto dovuta agli impianti di sci hanno trovato da dire, ma probabilmente non sarà l'unica, perché poi sicuramente si parlerà da qui a due anni di immigrazione, si parlerà da qui a due anni di tante altre cose, dove ovviamente, ma per forza di cose, Forza Italia e Lega non avranno la stessa visione del PD e del 5 Stelle, e questo comunque è un Parlamento, è un governo tendenzialmente di trazione di sinistra, perché troviamo dentro i 5 Stelle, troviamo dentro il PD, troviamo dentro Renzi. Lei dice di centrosinistra, trazione di questo governo? Ma secondo me sì, cioè, per carità, c'è un po' di tutto, però se il governo si impunta su una cosa che va bene al centro-sinistra, i voti che spostano più da una parte che dall'altra. Ha capito, Lazzarini, fate parte di un governo di centro-sinistra. Sono qui buono in silenzio che ascolta bene tutto, per fortuna non mi fa intervenire dopo Rachele questa volta, così perché posso dire che non sono d'accordo con lei, perché sta ricevendo diversi messaggi anche positivi stasera, Rachele. Ma dico questo perché, diciamo, senza alcuna ragione, intende dire sì, no, scherzo, no, ovviamente, perché era il PD. Scherzo, prego. Dico questo e sorrido perché faccio una breve e sintetica analisi di quello che è avvenuto. Io in più occasioni ho ribadito che questo governo sicuramente non è il governo di tutte le persone che vanno d'accordo tra loro. È un governo che è composto da persone, alcune in gamba, altre magari, insomma, considerazione personale, un po' meno, e che all'opposizione mi sta bene ci sia anche Fratelli d'Italia, che ritengo comunque attenti e vigili, perché va bene, insomma, se fosse... O è come in un comune, se fosse solo tutta maggioranza, insomma, si adagerebbe un po'. Quindi mi sta anche bene che ci sia l'opposizione Fratelli d'Italia. Non necessariamente bisogna andare d'accordo tutti, o essere tutti quanti, piacere, essere amici. Però dobbiamo combattere assolutamente in una battaglia importante, quella del Covid. Quindi in maniera costruttiva qualcuno porta ovviamente la propria esperienza. Mi rifaccio a questo perché Speranza, l'ultima butade, visto che abbiamo tirato in ballo Salvini, per buon senso lui ha criticato la scelta degli impianti sciistici, che avevano investito tantissimo, e qui abbiamo visto anche degli sms che sono appena passati insomma alle persone, come i ristoranti hanno investito moltissimo nelle riaperture, e tu non puoi pensare. Era a cavallo, non era ancora il governo attuale, era a cavallo tra il governo Conte e il governo Draghi.
24 ore prima dire no, chiusi, si rimanda la decisione di apertura degli impianti sciistici, perché loro la stagione l'hanno terminata. E per quello che sì, no, beh, ufficialmente poi diciamo anche con queste ultime decisioni è inevitabile, anche allora, perché non ci si può muovere di regione in regione fino al 25 marzo, quindi assolutamente sì. Ma loro la stagione l'hanno finita e quindi è stata una beffa, tutto quell'investimento lì non si chiama più ristori ma indennizzi, sono danni che devono rimborsare. Sì, però non ci sono, no? Non ci sono. Di che abbiamo detto? Certo. Dobbiamo velocizzare, dobbiamo arrivare a ristori 5. In realtà non c'è né ristori 5 né l'indennizzo, cioè, perché questa è la situazione attuale. E concludo, è per quello che Salvini, indipendentemente che sia governo o meno, se c'è qualcosa di sbagliato, lui la critica ed è un'azione di buonsenso e di coerenza. Se io non sono d'accordo con un'iniziativa, è giusto che la esterni o devo per forza stare guardi, le faccio sentire subito Rachele Scarpa, così è contento, diciamo, però no, non credo che su questo siate d'accordo. Poi Marco Bonet, prego. Ma, Rachele. Vabbè, se devo esprimermi su come Salvini si comporta, e il mio giudizio è assolutamente... Fa il leader politico a tutti i costi, sempre, senza curarsi né della veridicità di che cosa dice, né delle conseguenze, né delle posizioni di responsabilità che dovrebbe occupare. Adesso potremmo fare una lista lunga chilometri delle sparate di Salvini, certo. E non finiamo più. La sento, sindaco, arrivo, però guardi, c'è secondo me una rappresentazione plastica delle differenze. Salvini fa l'opposizione al suo stesso governo, cioè da leader politico al di fuori di questo governo, pur avendo tre ministri, perché la Lega sostiene questo governo, fa diciamo, delle osservazioni pesanti al governo. Zingaretti di che si occupa? Del partito, perché l'opposizione lui ce l'ha all'interno del partito. Il congresso deciderà deciderà l'assemblea, ma bisognerà discutere dell'identità del partito, insomma le dichiarazioni di oggi, quindi insomma c'ha tutti dei suoi problemi già all'interno del partito. Non so se Rachele Scarpa vuole dire qualcosa, ma Marco invece tu? Che apprezzo questa new wave leghista, diciamo così, ecumenica, molto dialogante, interpretata anche dal sindaco Lazzarini. Sarei curioso di vedere se nella sua maggioranza in comune, se un consigliere di maggioranza, diciamo così, fosse critico rispetto alle scelte del sindaco e della giunta, se diciamo così direbbe ugualmente, ma è giusto insomma esprimersi, se non si è d'accordo sulle cose si può stare in maggioranza ugualmente. E poi un'altra considerazione sul governo Draghi, molto rapidissima. Cioè, io mi dispiace che questa sera non ci sia ospite qualcuno di Italia Viva, perché ci sono stati alcuni, vi ricordate quando loro, no, aprendo la crisi, Renzi disse chiaramente, ma qui non è un fatto personale contro Conte, qui ci sono temi politici pregnanti da affrontare subito. Per esempio uno di questi è il MES, infatti Draghi, esattamente come Conte, non sta assolutamente parlando di MES, esatto, avendo 5 Stelle all'interno della maggioranza. Vi ricordate la delega sui servizi? È inaccettabile che un premier, diceva Renzi, no, si tenga la delega sui servizi segreti. Tutti prima di lui l'hanno data. Infatti Draghi, come abbiamo letto, sta pensando di tenere per sé la delega ai servizi, che è una delega molto delicata. Poi la Lega sosteneva il governo e diceva basta con le chiusure, il governo delle chiusure, Speranza ha sbagliato tutto, non si deve chiudere, si deve riaprire. E infatti Draghi, lo leggevi tu prima dai siti questa sera, è esattamente orientato nel mantenere le chiusure e anzi forse, se del caso, di inasprirle. Sì. E avanti di questo passo qua, per cui è veramente, cioè non c'è il cambio di passo, dai, non c'è più Trump, quindi anche la geopolitica cambia. Cioè è questo, no, alla fin fine, perché dice su commissione, cioè, la mossa di Renzi, queste grandi differenze che abbiano giustificato questo ribaltone, almeno per il momento, poi magari mi sorprenderà Draghi in una settimana. Abbiamo passato un mese, diciamo, almeno parlando di altro, perché di vaccini non si poteva parlare perché non ce n'erano. Cosa, perché no, su commissione la mossa di Renzi, la partita politica è tanto più complessa anche della discussione che abbiamo fatto fino adesso. Basta pensare come è cambiata la geopolitica con l'uscita di Trump e come c'è stato un riposizionamento veloce in Italia e non solo, insomma, e le prime azioni di Biden, di come si sta collocando rispetto all'Europa. È chiaro che si stanno riposizionando tutti. Io però torno a quello che dicevo prima, poi faccio la battuta su Renzi. Mancano due anni, poco meno di due anni, per la fine della legislatura. C'è uno spread sotto i 100 punti. Vuol dire che se continua così per due anni noi abbiamo circa 50 miliardi in meno di interessi e 50 miliardi in più di spesa corrente.
tra averli o non averli c'è una bella differenza anche per fare i ristori, per correggere quelle cose che sono state sbagliate, per intervenire su alcuni punti che il sindacato sta proponendo. Quindi se ci metti quei soldi là e ci metti i recovery fund, evitando che si facciano le creste, evitando che ci siano le infiltrazioni, e quindi il Parlamento e le forze politiche dovrebbero essere molto attenti a queste questioni nei prossimi mesi, noi veramente possiamo uscire, se poi anche il vaccino fa la sua parte, dalla crisi senza perdere il passo rispetto agli altri paesi. Perché leggevo stamattina la Spagna ha perso l'11%, l'Italia l'8%, la Germania il 5%, la Francia è tra il 5 e l'8%, quindi non è che siamo proprio con le gambe. No, però qui vero coraggio, tra poco arriva il caldo e il virus si squaglia, sì. Davvero non vediamo l'ora. Il problema è che se parliamo ancora di un incubo, le voci che circolano. Dici che lui che le ha fatto la crisi. Renzi ha fatto la crisi su commissione. Quando faccio la domanda di chi, hanno detto aspettiamo un po' di tempo e verrà fuori. Okay? Nel frattempo hai visto che appunto anche lui sul MES se l'è messa via, i ministri che dovevano. Sì, però è incredibile, dai. Cioè, il MES e alla fin fine Draghi non lo cita. L'unico modo per metterci tutti d'accordo stasera è parlare di Renzi. E poi tra l'altro questa ulteriore crisi ha fatto anche emergere un'altra cosa, che il Movimento 5 Stelle non è più quel movimento che doveva aprire il Parlamento come una scatola di tonno. Ci è andato dentro, ha capito come funziona, ma guardate che anche qui è un passaggio. Si è accomodato nel tonno. È un passaggio. È diventata che doveva adesso aprire il Parlamento come una scatoletta di caviale, no? Cioè, è diventato con l'evoluzione, ho visto la frase di Osho. È un passaggio che se non veniva fatto con quel movimento, alla fine rischiavamo di avere comunque gilette gialli in Italia, perché poi se la politica non era in grado di dare delle risposte, il 33% della popolazione ha votato il comico e tutto quello che si è costruito attorno, dobbiamo farci delle domande o no? O pensiamo che questo sia successo 100 anni fa? È successo non più tardi di 3 anni fa, eh? Sindaco, l'avevo interrotta poco fa, Lazzarin, ho visto che voleva intervenire. Qui diceva qualcuno si prendeva gioco di Rachele Scarpa, non è così, ho fatto io una battuta poco fa, ma non il sindaco. Bravissimo, ecco. No, infatti leggo sempre con attenzione anche i messaggi che passano. Non volevo assolutamente schernire, anzi, infatti io... mi sono ritrovato anche in altre occasioni, in altre puntate con Rachele, che apprezzo, ma si lega benissimo a quello che ha detto anche Bonet prima, e rassicurare che io apprezzo le critiche perché mi stimolano, l'importante è che siano fatte con rispetto e con spirito costruttivo. Davvero, in maggioranza e in consiglio comunale, anche la cittadinanza che critica e può criticare il mio operato, perché si può sbagliare, lo apprezzo molto di più di quelle persone che magari pacca sulla spalla, ti dicono vai Filippo, sei un grande, eccetera, che non ti aiutano a crescere. Quindi le critiche vanno bene, se costruttive. Quindi le accetta anche da uno della sua maggioranza, come se fosse Salvini a contestare, certo, il governo, come dice, eh? Sì, certo, sì, io le accetto la mia, è importante, insomma, fanno parte anche degli stimoli. Se uno non ti dice... Sono cambiati i leghisti, io lo sento Marco Bonet, eh? Hai detto questo Marco? Sì, dicevo, veramente come sono cambiati i leghisti rispetto a qualche anno fa. Li abbiamo conosciuti feroci, l'opposizione interna veniva stritolata, mi pare la settimana scorsa eravamo qui da te, da Re, ai suoi tempi, ragazzi, c'erano... Erano delle falangi. Veramente è la new wave azzaiana questa. New wave? Cosa dice Lazzarin? Beh, un mix, no? So essere anche sul populista, però mi piace. Quando parlo con persone in maniera conviviale, ripeto, sempre costruttiva, sì, lo si fa anche con i toni corretti della comunicazione. Ecco, questa sera è un bel salotto informativo e insomma anche di confronto, quindi ben vengano le nuove leve della politica come Rachele Scarpa e come tutti i tuoi ospiti, Ferdinando. 1220 giorni in attesa del governo, qua fanno riferimento al voto del referendum sull'autonomia, la Lega è al governo, non mi sembra interessi alla Lega sta autonomia. Non è che non vi aspettavate che Draghi citasse l'autonomia, no? Insomma, Lazzarin. Non è prioritario. Si potrebbe anche toglierla, se così l'impressione. Di fronte all'emergenza sanitaria adesso non è prioritario, seppur noi da buoni veneti lo mettiamo sempre al primo posto, però mi metto nei panni di Draghi, adesso prioritario è
tornare a ripartire quanto prima e azzerare questo maledetto virus. Certo. Non è scontato, diciamo, che però un leghista fino ad adesso non mi sembra, Marco mi sbaglierò, insomma, dica, è chiaro che non è prioritario, insomma, perché oggettivamente è una frase di buon senso, è un ragionamento di buon senso, però insomma, non comune probabilmente. Bene. Non dimentichiamolo però, non dimentichiamolo, sì, non sì. Mettiamo da parte, teniamolo sempre lì nel titolo, va bene. E anche nel sottopancia, autonomia 1220 giorni, tenetelo. Però cosa facciamo? Blocco il counter? Lo blocco a 1220 o andiamo avanti ogni giorno? Perché questo è un bel quesito. Rachele, volevo aggiungere qualcosa su questo e poi salutiamo anche Tommaso Razzolini sull'autonomia. Sì, sull'autonomia semplicemente... Se la sono dimenticata, ha detto poco fa, no? Ma sì, cioè, se la ricorda solo il banner in sovrimpressione di Antenna 3, io penso che, lo penso da tempo, che insomma da un lato le priorità siano in un certo senso altre, lo si diceva giustamente adesso, e dall'altra anche che non si è ancora visto un passo concreto, quindi a un certo punto io ho l'impressione che sia stato solo un bel modo per spendere 15 milioni di euro 2 anni fa. Senta, Razzolini, ma è dura la vita adesso in regione, cioè è cambiata, e se Tony mi fai vedere a doppio schermo anche Marco Bonet per capire un po' negli equilibri della regione se qualcosa è cambiato ora che Fratelli d'Italia è l'opposizione del governo nazionale. Razzolini? Cambiato in realtà no, sicuramente sarebbe stato preferibile io aspettavo, diciamo, essere stati Marco insieme Bonet. Da tutte le parti in maggioranza, ovviamente sia in regione che a Roma, non è così, però insomma noi siamo qui e siamo degli alleati che chiedono l'unità del centrodestra, l'hanno sempre chiesta, la stanno chiedendo e la chiederanno, quindi lealtà per lealtà, insomma. Lealtà per lealtà. Marco, anche perché diciamo, ieri il passaggio di ieri di Fratelli d'Italia che infila la cancellazione della prescrizione di buona fede, nel mille proroghe a Roma viene bloccato in commissione, la Lega e Forza Italia si astengono insieme a Italia Viva, il centro-sinistra diciamo invece vota no, succede di tutto, qualche piccola punzecchiatura, già a Roma c'è evidentemente. C'è qualche ricaduta sul territorio, Marco? Ti chiedo un flash su questo. Tra Fratelli d'Italia e Lega. Grande, insomma, diciamo che l'abbiamo già vista. Ma guarda, dopo le elezioni c'è stato un vecchio democristiano, sono sempre maestri della tattica politica, che mi disse: guarda, col 76% Zaia, vedrai, avrà più problemi dalla sua maggioranza che non dall'opposizione. Esatto, certo. Oh, anche stavolta aveva ragione il vecchio democristiano, perché in effetti il caso politico più clamoroso di questo inizio di legislatura è stato proprio quello che ha visto protagonista l'assessore Donazzan e Fratelli d'Italia. Chiediamogli, speriamo che vada certo. Avanti così, noi cronisti ce lo auguriamo, avanti così. Almeno vivace, chiediamogli della terza ondata che dice il vecchio democristiano. Tony, non abbiamo dato ancora il risultato del sondaggio, così prima di salutare i nostri ospiti e poi arrivare a Cortina, parliamo di Cortina della Montagna, dopo i mondiali, variante inglese, arriva la terza ondata, che ne pensano i nostri telespettatori? Insomma, di noi è virologo, diciamo, però un po' abbiamo capito che cosa sta o rischia di succedere. Vediamo quanti, che percentuali ci sono, chi vince. Sì, vedete, mentre ieri sera l'ottimismo 70% vola, è il profumo della vita, ma ieri il 70% voleva la riapertura di tutto, oggi l'80% dice: ragazzi miei, sta arrivando la terza ondata. Grazie a Rachele Scarpa, grazie a Paolino Barbiero. Da notte a giorno hanno cambiato, adesso non è che stasera veramente ormai abbiamo difficoltà a pensare. Ma i ristoranti non votano sempre gli stessi, no? Si siedono gli stessi a pranzo, gli stessi a cena, cambiano vero, come cambiano i telespettatori dal lunedì al martedì di Ring, evidentemente. Allora, grazie a Paolino Barbiero, grazie a Tommaso Razzolini, Marco Bonet e Filippo Lazzarin. Grazie a tutti per essere stati con noi. Subito dopo, adesso rivediamo un po', torniamo alla cronaca con Tiziana Bolognani di questo lunedì, la chiusura dell'ultimo weekend dei mondiali a Cortina, e poi collegheremo Roberta Alverà, presidente dell'Associazione Albergatori di Cortina. Ce l'hai, Tony? Abbiamo aggiunto il rundown, a proposito, perdonami, a comunicazione ufficiale. Vediamo se ce l'hai. Dammi un segno. Aggiorna, fai refresh. Vedi che faccio anche la regia. Da lontano.
Un'emozione lunga 15 giorni, tre dei quali col fiato sospeso per le condizioni meteo che hanno condizionato lo svolgimento delle gare. Poi il sole a illuminare il bianco incandescente della neve, tirato a lucido da 250 uomini invisibili che hanno lavorato ogni notte per garantire la preparazione delle piste, l'impegno di oltre 300 volontari delle forze dell'ordine e della protezione civile. Cortina 2021 va in archivio e per ora sono solo soddisfazioni. Io penso di poter dire, guardando l'entusiasmo delle persone, la visibilità che ha avuto Cortina, il nostro territorio, soprattutto questo spirito che appunto è stato ben raccontato anche e romanzato, no, di questo effetto palla di neve che avevamo nel cuore dal giorno 1, io penso di poter dire che siamo riusciti a ottenerlo. Dal punto di vista organizzativo sono state numerose le sfide da affrontare, a partire dall'evento stesso, il primo in pandemia. Abbiamo lavorato tanto, abbiamo programmato molto, ma poi alla fine gli eventi e il calore si fa con la spinta finale e c'è stata tutta. È un momento in cui ci si concede un po' di sano orgoglio anche per la capacità di modificare l'organizzazione di volta in volta. È sempre stato necessario avere un piano B o un piano C e spingere sulla comunicazione per trovare il modo di far vivere i mondiali a più persone possibili. Questo evento non si esaurisce in due settimane. Io voglio immaginarmi che questo sia un modello che tenga nel tempo per i prossimi eventi, grandi o piccoli che siano. È stata un'altalena di emozioni questo percorso molto, molto importante, molto, molto viva per tanti di noi. Soddisfazione, orgoglio e gratitudine viene espressa in queste ore dal sindaco di Cortina Gianpietro Ghedina. Oggi c'è la gioia, scrive il primo cittadino. Da domani torneremo a lavorare per le tante necessità ordinarie, straordinarie e urgenti della nostra Cortina e con l'obiettivo olimpico da raggiungere nel 2026. Allora saluto e ringrazio, è collegata con noi Roberta Alverà, presidente dell'Associazione degli Albergatori di Cortina. Buonasera presidente. Però aspetti che non la sento, non so se è disattivato l'audio suo o il nostro. Verifichi. Provi. Io non la sento. Tony, fammi sapere che difficoltà c'è. Non dipende da noi. Provi presidente. Come mai prima funzionava tutto? Niente, deve parlare coi cartelli, presidente. Allora, provi a ricollegarsi, io mi inventerò qualcosa, diciamo, intanto da dire ai nostri telespettatori e vediamo se riusciamo a sistemare il problema tecnico e sì che appunto avevamo anche fatto le prove poco fa. Intanto vi faccio dare uno sguardo molto rapido ad altri aggiornamenti sui quotidiani online. Salvini contesta il governo perché mentre la Lega si sposta al centro con tre ministri, lui deve far credere ai suoi di essere ancora all'opposizione. È una lettura interessante ai nostri telespettatori. Nuovo DPCM, Draghi incontra il CTS e i ministri, ve l'ho detto, Miozzo, non abbiamo parlato di riaperture, titolo diverso invece Repubblica, che questo scenario invece lo dà come certo nel consiglio da parte del CTS, cioè di non riaprire le palestre, non riaprire le piscine e almeno forse nel sillogismo, ecco, non aver parlato di riaperture vuol dire no ancora all'apertura di piscine e palestre. Per quanto riguarda le gite, le seconde case, le visite, poi tutte le regole, come sapete anche in zona rossa salta la possibilità di andare a incontrare qualcuno a casa. Zona arancione scuro da giovedì in 14 comuni dell'Emilia Romagna. Dimmi Tony se abbiamo sistemato l'audio. Intanto vorrei far vedere questo video, che è un altro video molto emozionante della chiusura delle mondiali di sci a Cortina. Ecco, sentiamone anche l'audio con la maxi bandiera italiana.
così, come avete visto appunto nelle immagini dell'esercito a Cortina. Allora, mi sembra di capire ancora Roberta Polverà, Alverà non sia collegata con noi, mentre aspettiamo di riuscire ad avere la presidente dell'Associazione Albergatori a Cortina. Toni, ti chiedo, vediamo i teatri in piazza per protesta, altre immagini, quelle emozionanti di ieri sera ovviamente, con il grande appello dal mondo dello spettacolo, un po' dimenticato, un po' senza denaro, e questo lo sapete anche di ristori. Vediamo. La luce che torna a illuminare i teatri, ancora chiusi, le maestranze dello spettacolo che in tutta Italia scendono in piazza per rimarcare che oggi, 23 febbraio, è un anno che il settore è fermo a causa del Covid. Verona, alle 10 del mattino, sullo sfondo l'Arena, palcoscenico conosciuto in tutto il mondo e desolatamente vuoto. Motore della manifestazione le tre principali sigle sindacali, CGIL, CISL e UIL, che coinvolgono anche il sindaco Federico Sboarina. Ristori pochi e scarsi in questo lungo anno di stop che rischia di far perdere al territorio realtà culturali consolidate, traino anche del mondo turistico, e di far piombare nella disperazione imprenditori e dipendenti, come accaduto nel Padovano, dove un 41enne si è tolto la vita. A Padova il corteo delle maestranze dello spettacolo, invece radunato in piazza Garibaldi, ha marciato fino al Teatro Verdi utilizzando le casse delle attrezzature come tamburi. Vogliamo spiegare che il mondo dello spettacolo è malato, malato terminale, ha dei problemi gravissimi che sono emersi come un treno in questa pandemia. I problemi sono il lavoro nero, lo sfruttamento, i turni, la mancanza di tutele, e chiediamo alla città, alla regione e al governo che si muovano nell'aiutarci a riscrivere le regole di un gioco al quale non vogliamo giocare mai più. Lavoravo in Fenice e sono ferma da un anno. Non ho più ripreso, purtroppo. Adesso sono felice di aver conosciuto tutti i colleghi a livello nazionale, perché vogliamo una ripartenza, ma una ripartenza che sia sotto tutti i punti di vista sicuramente diversa da quello che abbiamo vissuto prima. A molti il sostegno economico è mancato o arrivato con fatica. Soprattutto è mancata la capacità della politica di rispondere alle esigenze di persone come noi, che si sono organizzate e che hanno chiesto delle cose molto precise. Alle nostre domande non sono seguite risposte adeguate, e siamo qui per chiedere velocità e pragmatismo. Allora, così il mondo del teatro, avete visto in piazza ieri, un anno di spettacoli fermi. Vediamo anche Padova. Ero proprio qui un anno fa, completamente ignara, come tutti i miei colleghi, di Aggiungi un posto a tavola, questo era lo spettacolo che era in scena, di quello che sarebbe successo soltanto pochi giorni dopo. Il teatro era pieno di gente, e ho un ricordo meraviglioso, perché l'energia che si è creata durante quelle due serate la porterò nel cuore per sempre. Un anno fa calava il sipario su Aggiungi un posto a tavola, spettacolo in scena al Gran Teatro Geox. Da allora qui è stato buio e silenzio, lo stesso che si respira sopra le poltroncine vuote della grande platea. Si spegne la prima candelina su questa torta per un compleanno che nessuno avrebbe voluto festeggiare. Questa è una torta per non dimenticare che sono 366 giorni di completa inattività del nostro settore, non solo di questo teatro, ma proprio di tutta la filiera dello spettacolo dal vivo. Era stata fatta per celebrare i 10 anni di attività di Zed, questa torta gigante. Il settore è in difficoltà, tanto che Valeria Argenton ha scritto al presidente del Consiglio Mario Draghi una lettera che guarda al futuro, in cui offre teatri come questo come sede per le vaccinazioni. La situazione è drammatica. Il 27% delle maestranze, che non sono maestranze normali, sono proprio professionisti formati anche sul campo, hanno bisogno di esperienza, hanno lasciato il lavoro a fine anno scorso, cioè hanno lasciato il loro ruolo per cercare qualcos'altro per sopravvivere. E quindi gli effetti catastrofici di questo lockdown, di questa crisi, alcuni li vediamo, alcuni sono già tangibili, altri li vedremo nel tempo. 2 mesi di lavoro nel 2020, fatturati azzerati fino ad ora. Le speranze vanno all'estate, giusto per riavvicinare il pubblico agli spettacoli live, e poi, più concrete, al prossimo autunno. Ma la condizione è chiara. Se una sala come questa, con 2600 posti, dovesse essere regimentata a 200, ovviamente
è un ossimoro economico. Allora, Presidente Roberta Alverà, dai, ce l'abbiamo fatta in qualche maniera, al telefono, giusto? Sì, infatti, mi dispiace, ma il mio audio funzionava, ma non, qualcosa è successo, non so. Adesso credo che arrivi però, Tony, se sento l'eco o no? O sono io troppo fiducioso come sempre? No, no, niente, non arriva, mi dice Tony. Allora, senta, Presidente, va bene, facciamo un bilancio. Cosa è rimasto sul territorio dopo questi mondiali strani, perché senza pubblico, insomma, benché molti ovviamente abbiano comunque raggiunto, perché proprietari di seconde case o con prenotazioni, ecco, c'erano turisti, chi c'era durante queste due settimane? Ma durante queste due settimane c'erano soprattutto addetti ai lavori, e quindi a partire dagli atleti, dagli allenatori, gli staff, i giornalisti, tutti i media, i volontari e tutti quelli che sono stati coinvolti nel lavoro del mondiale. Quindi turisti non ne avevamo, se non proprio qualcuno delle seconde case, ma che comunque non avevano accesso alle gare. Lei che impressione, diciamo, che giudizio dà di quanto vissuto, ecco, di questi giorni, di queste giornate, però? Beh, quello che abbiamo vissuto è stato uno spettacolo molto bello. Da quello che si è potuto vedere anche dalle varie trasmissioni, parliamo di 336 ore di streaming e di 190 paesi raggiunti. Quindi secondo me è un gran successo mediatico, un gran successo perché la Cortina è uscita in tutto il mondo nel suo splendore. Peccato che sia stato un mondiale molto diverso da quello che ci aspettavamo quando l'abbiamo organizzato e ricevuto. Certo. Senta, Presidente, c'è qualche albergatore che ha scelto di non aprire, per esempio, nonostante il grande richiamo in tempi normali, mettiamola così, però, dei mondiali? Eh sì, c'è qualche albergo che non ha aperto perché non è stato coinvolto dall'organizzazione, pur avendo dato la disponibilità delle camere, perché il numero dei pernottamenti si è molto ridotto da quando abbiamo iniziato 4 anni fa a fare i contratti per gli alberghi a quando siamo arrivati a un mondiale a porte chiuse, quindi tutti i pernottamenti si sono ridotti, alcuni alberghi non sono stati inseriti nell'offerta dell'ospitalità e quindi qualcuno non ha aperto. Si sente di fare un appello, Presidente, cioè in questo momento è chiaro che gli impianti di risalita, quando diciamo lo sci è fermo, ma non è mica vero, perché poi ci sono tutta una serie di altre attività collaterali che definire tali ovviamente non piacerà di sicuro a qualche amante della montagna o sportivo, cioè lo sci di fondo, le ciaspolate, cioè tutte quelle cose lì si fanno, no, Presidente? Sì, no, sicuramente Cortina ha un'offerta a 360 gradi perché al di là degli impianti che comunque d'inverno fanno la parte del leone, però c'è il sci di fondo, ci sono tante passeggiate, ci sono le ciaspole, ci sono le bici usate anche sulle piste, sì, sui percorsi battuti, ci sono tante possibilità, però consideriamo che è chiusa la circolazione tra le regioni. E quindi per quanto noi ci sforziamo di mettere in campo anche cose alternative, possiamo ospitare solamente un turismo di prossimità, che per noi è importante assolutamente. Il turismo del Veneto per noi è molto importante, ma è un turismo rapido che viene il weekend, che viene qualche giorno, ma che non può dare lavoro a tutti gli alberghi. Esatto. Senta, in qualche maniera, adesso la faccio arrabbiare, ma gli alberghi sono andati incontro anche a questo cambio, a questa diciamo, con la tariffazione hanno tenuto conto dell'esigenza di accogliere anche più persone qualora ci fosse l'occasione? Ma sta parlando della tariffazione del mondiale oppure adesso no, nel proseguio? No, diciamo di eventuali turisti che sono turisti però della regione stessa, quindi... Sì, beh, sicuramente
i prezzi che adesso applichiamo non sono i prezzi dell'alta stagione, come potrebbe essere l'ultima settimana di febbraio. Per intenderci, no, per essere chiari anche con i telespettatori, certo. È cambiato un mercato lì. Ma è cambiato, sì, certo, è cambiata l'offerta, la domanda. Tanti alberghi stanno chiudendo già adesso, immediatamente dopo il Mondiale, perché hanno aperto appositamente, quindi è uno scenario completamente diverso da quello che siamo abituati a vivere. Esatto. Senta, Presidente, da adesso in avanti? Da adesso in avanti ben poco. La stagione invernale non è mai partita e adesso si sta per concludere, perché chiaramente non avendo possibilità di mettere in campo iniziative per i clienti e per soprattutto accogliere gli stranieri e i clienti fuori regione, molti alberghi si stanno accingendo per alla chiusura. C'è un sms, lei lo vedrà forse, Cortina 2020, orgoglio italiano. Questo era anche la dimostrazione, lo ha detto il presidente della fondazione Alberto Benetton, cioè che Alessandro Benetton, mi perdoni, ragazzi, era anche il primo grande evento in tempi di Covid, cioè non è mica stata una cosa da poco. Lei ha detto proprio poco fa come si debba essere orgogliosi di un evento straordinario. Ecco, non ci dimentichiamo anche questo. No, assolutamente, pensiamo che Cortina possa anche essere di stimolo e di istruzione, insomma, per altri eventi che possono essere organizzati, perché abbiamo dimostrato che si può fare un evento così importante anche in periodo Covid. Quindi secondo me è uscito un messaggio molto importante, e anche dal punto di vista della sicurezza sanitaria è stato fatto un lavoro enorme, perché sono stati fatti più di 20.000 tamponi ogni tre giorni a tutti quanti gli addetti, hanno fatto i tamponi tutti i dipendenti degli alberghi, e quindi c'è stata proprio tutta la comunità che si è stretta in questo cordone sanitario per evitare qualsiasi criticità. Quanti erano in percentuale aperti, secondo, diciamo, una stima, Presidente, gli alberghi? Erano circa il 90%. Circa il 90%, quindi un numero notevole. Devo ammettere che ho capito un po' anche nella stagione, se la vogliamo definire così, appena passata, che hanno avuto più successo gli affitti di case o B&B. Questo è anche questo un cambio di mercato? Voi come lo valutate? Cioè si è cercato l'abitazione privata o sbaglio? Allora, sicuramente Cortina consta di presenze alberghiere ed extra alberghiere quasi alla pari, perché ci sono rifugi, ci sono campeggi, ci sono altri modi di soggiornare oltre all'albergo. Il discorso del B&B a Cortina è un po' relativo, nel senso che Cortina ha tante seconde case e magari i proprietari le affittano, sì, spontaneamente, nel senso non c'è un vero mercato di B&B, però ci sono tanti appartamenti che possono essere aperti ed affittati direttamente. Certo. Senta, Roberta Alverà, un grande abbraccio, siamo riusciti, magari ci risentiamo poi anche nelle prossime settimane con un collegamento pieno. Grazie davvero a Roberta Alverà, Presidente dell'Associazione Albergatori di Cortina, grazie, buona serata. Dunque, a voi per averci seguito, ci rivediamo lunedì prossimo con Ring. Vi anticipo, venerdì sera, lo dico soltanto adesso, ma alle 21.15 andrà in replica il documentario, gran richiesta del nostro pubblico, L'anno del virus, un anno di Covid dal 21 febbraio del 2020, tutti i fatti di questo anno, venerdì sera alle 21.15. Grazie, buonanotte da Ring.